Io saluto i sindaci, gli amministratori, i cittadini che hanno preso posto nel pubblico. Sapevamo da ieri, o forse anche dall'altro ieri, di questa idea di alcuni amministratori e di alcuni comitati di presenziare oggi, che oggi non è previsto alcun tema che riguarda la problematica dello smaltimento dei rifiuti, che potremo sicuramente in una prossima seduta occuparcene se qualcuno vorrà di farlo. Mi permetto di non eludere il tema, ricordando a tutti, ovviamente non lo devo fare agli amministratori, che le decisioni politiche amministrative, poi cogenti, che riguardano il territorio, si assumono con le delibere, non con le mozioni. La delibera che sta a monte di tutta questa problematica è il piano rifiuti vigente. L'amministrazione e il Consiglio vedrà che cosa è opportuno fare rispetto a questo dato di fatto, e comunque noi abbiamo intenzione di interrompere i lavori del Consiglio, perché una delegazione degli ospiti che sono venuti incontri capigruppo per concordare insieme il da farsi. Se diciamo, ci fossimo mossi in maniera diversa, avremmo già potuto guadagnare qualche passaggio, perché la comunicazione comunque che sarebbe andata così è arrivata in maniera informale, e comunque cose già fatte, perché abbiamo addirittura anticipato i lavori di oggi per la tanta calma al fuoco che avevamo su argomenti comunque importanti. Quindi l'augurio è che si trovi modo di dare soddisfazione alle richieste del territorio, ma ovviamente delle forme consone e soprattutto che abbiano un valore, ripeto, politico-amministrativo e non solo simbolico. Io propongo di fare in questo modo. Noi siamo in una fase, diciamo, di interventi liberi che è già iniziata. Se dovessimo esaurirla tutta, forse faremmo aspettare troppo i nostri ospiti. Però se invece c'è qualche collega che desidera intervenire, diciamo, nella questione per cui gli ospiti sono venuti, io direi di anticipare questi interventi e dopo di sospenderci per incontrare la delegazione.